Prelieva i soldi dal conto corrente del fratello malato ospitato in una casa di riposo. La finanza sequestra 500.000 euro a un pensionato di Petriano accusato di peculato. 17 kg di cocaina nel doppio fondo dell'auto, fiutati dal cane antidroga. Arrestati a Senigallia un uomo e una donna. Nuovo balzo di contagi nelle Marche, 99 casi in 24 ore, sale il tasso di positività e aumentano i ricoveri in terapia semi-intensiva. Una pioggia di milioni per riqualificare la città, il comune di Fano ottiene dal governo 26 milioni di euro, soddisfatto il sindaco Seri, un grande risultato frutto di un lavoro di squadra. Domani a Torrete di Fano torna un mare di giochi con laboratori e animazioni dedicate ai bambini. Ai Tre Ponti prende il via la festa della Cresciamatta e dell'Hockey in Porchetta. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la cronaca perché la Guardia di Finanza ha sequestrato 500.000 euro a un uomo accusato di essersi appropriato del denaro del fratello malato. Era il suo amministratore di sostegno, ma avrebbe sottratto i soldi al fratello sofferente di una grave patologia neurologica e deceduto nel marzo di 3 anni fa. A finire nei guai è Massimo Cecchini, un pensionato di 62 anni, residente a Petriano, ex impiegato di un'impresa di installazione di impianti elettrici con sede a Roma. Nei suoi confronti le Fiamme Gialle di Urbino hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 500.000 euro. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari che, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro dei beni nella disponibilità dell'indagato per un importo pari all'ammontare delle somme che lui, secondo gli esiti delle articolate indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di Finanza, avrebbe distratto dai conti correnti del fratello Michele, di 66 anni, gravemente malato. Gli accertamenti, anche bancari, hanno permesso di ricostruire i flussi finanziari in uscita dai conti correnti della vittima, rapporti sui quali era autorizzato e legittimato ad operare l'indagato in virtù della nomina da parte del tribunale ad amministratore di sostegno. Il fratello maggiore era stato ospitato da più strutture residenziali dove risultavano accumulati ingenti debiti a causa del mancato pagamento delle rette mensili, una circostanza che strideva con i redditi da pensione percepiti da Michele e che confluivano sui conti a lui intestati. Inoltre sono stati verificati numerosi ingenti prelevamenti riconducibili nella loro quasi totalità ad operazioni in uscita effettuate senza un'apparente giustificazione da parte di Massimo. La Procura della Repubblica ha provveduto così a formulare nei confronti del pensionato la richiesta di rinvio a giudizio per ipotesi di peculato. A Senigallia invece le Fiamme Gialle hanno sequestrato 17 kg di cocaina purissima e arrestato due persone. I finanzieri hanno intimato l'alti in prossimità del casello della 14 a un'auto con targa tedesca che procedeva ad alta velocità. A bordo c'erano un uomo di 44 anni di origine albanese e una donna romena di 34 anni. Insospettiti da alcuni segni di nervosismo, i militari hanno approfondito i controlli con il cane antidroga Klaus, un pastore tedesco di 3 anni. È stato scoperto così un doppio fondo nella parte posteriore della vettura, munita di un sistema sofisticato di sblocco a due fasi, elettronico e meccanico, all'interno del quale erano stipate ben 15 mattonelle o panetti di cocaina. Una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato agli spacciatori circa 2 milioni di euro e i due sono finiti in carcere rispettivamente a Pesaro e a Montacuto in provincia di Ancona. E adesso il coronavirus, perché sale ancora nelle Marche il numero dei nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 99. La provincia più colpita è quella di Ancona con 30 contagi, seguita da quella di Pesaro Urbino con 25. In aumento anche ricoveri con 4 pazienti in più rispetto a ieri. Resta invariato il numero dei degenti in terapia intensiva, mentre sale a 4 quello delle persone in semi-intensiva. Queste ultime sono tutte negli ospedali di Marche Nord. Nessun decesso, invece, nell'ultima giornata. Cambiamo argomento. Il comune di Fano rientra nella graduatoria dei progetti finanziati dal governo. In arrivo ben 26 milioni di euro per riqualificare i quartieri di San Lazzaro, Vallato e Metauriglia. Tra gli interventi le piste ciclabili, unità abitative, riqualificazioni di spazi pubblici ma anche la realizzazione di un ecomuseo.
Una pioggia di milioni per riqualificare la città. L'amministrazione comunale di Fano centra l'obiettivo e ottiene il finanziamento dei due progetti PINQUA, il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Con entrambi il comune aveva partecipato, insieme ad altri 175, al bando indetto nel marzo scorso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Ora però è ufficiale, dal governo arriverà un finanziamento complessivo di 25 milioni di euro. I due progetti riguardano la riqualificazione di San Lazzaro Vallato con 15 milioni e di Metauriglia con altri 10. Sindaco, ha detto una grande soddisfazione per la città. Beh, è una grande occasione, noi abbiamo partecipato a questi due bandi, è uscita la graduatoria dove entrambi i progetti sono inseriti e ancora deve uscire il decreto attuativo che prevederà anche le tempistiche dei finanziamenti. Ovviamente non verranno tutti finanziati immediatamente, ma la cosa che ci rincuora è che comunque in tranche diverse saranno rimpinguate, ci saranno prime 2 miliardi e 300 mila euro e poi verranno aggiunto un altro miliardo per finanziarli tutti quanti. Nello specifico, tra i lavori previsti nel primo progetto rientrano delle nuove unità abitative di housing sociale, la riqualificazione del villaggio Ciano e il restauro dell'ex chiesetta, la sistemazione della piazza del Vallato e della casa della comunità nelle vicinanze della chiesa di San Paolo Apostolo, ma anche la realizzazione nell'area ex mattatoio di servizi per lo sport e interventi per ridurre il rischio di allagamenti in via Pisacane. A Metauriglia invece il recupero e l'ampliamento dell'ex magazzino orto frutticolo per la realizzazione dell'ecomuseo, appartamenti dedicati a donne vittime di violenza o papà in difficoltà, la riqualificazione della palestra comunale di Torrette con la creazione di un bici pit stop e il terzo stralcio della ciclovia adriatica. Siamo riusciti a fare un lavoro di squadra, di coinvolgimento, di partecipazione anche della cittadinanza e sappiamo che magari non i tempi, brevissimi medi, però che il risultato è arrivato. Sarà possibile farli entro il suo mandato? Beh, questi sono progetti complessi che richiedono tempo. Sicuramente alcuni partiranno, alcuni saranno realizzati, altri li lascerò a chi verrà dopo di me e questa è una bella dote per la città, anche per chi verrà. E salgono a 6 milioni di euro i fondi che la Regione Marche investe per la salubrità dell'aria negli ambienti scolastici, stanziati ulteriori 4 milioni per la ventilazione meccanica così da favorire le lezioni in presenza fin dall'avvio del nuovo anno scolastico. Il finanziamento è destinato a 87 comuni e alle province, accogliendo quasi la metà delle richieste di contributo arrivate alla Regione per 170 scuole, 1500 aule e circa 24.000 studenti. L'associazione Federcaccia ha donato per il secondo anno consecutivo 5 alberi al comune di Colli al Metauro. Sono stati piantumati nella piazza di Villanova. Il servizio di Letizia Marchionni. Grazie a Federcaccia, sezione comunale di Montemaggiore, il comune di Colli al Metauro ha 10 alberi in più. L'associazione infatti già l'anno scorso ha donato 5 alberi piantumandoli nei giardini della scuola materna Don Bosco di Villanova, luogo dove giocano i bambini. Quest'anno invece, ha spiegato il presidente Alan Regini, abbiamo scelto un altro sito come la piazza di Villanova. Logicamente inizialmente i primi anni e finché c'è posto cercheremo di coprire il più possibile la zona dell'ex comune di Montemaggiore, ma per poi allargarci a tutto il comune, insomma anche alla frazione di Calcinelli, l'ex comune di Saltara, poi frazione di Tavernelle, ex comune di Salungarina. Dove c'è bisogno vorremmo andare a mettere questi alberi. L'iniziativa è nata perché? Perché gli alberi ci fanno respirare. Senza di loro noi non avremmo ossigeno e secondo noi è un bene piantare, anzi avremmo piacere che anche altre associazioni seguano il nostro esempio. Ci sono tante associazioni, no, nel territorio comunale che potrebbero anche loro donare degli alberi, aiutare le amministrazioni comunali a inverdire un po' di più il comune. Gli alberi secondo me non bastano mai. Gli alberi piantati lo scorso 18 luglio dal presidente di Federcaccia assieme ad altri 12 associati saranno poi curati da lui stesso, ha affermato Regini, in quanto necessitano di annaffiature estive e cure periodiche. Era presente con noi l'assessore comunale Briganti, Pietro,
e in un paio d'ore abbiamo fatto tutto il lavoro. Nel comune c'è il posto per piantare le piante, specialmente nei parchi. Sono stati fatti dei parchi nuovi che sono abbastanza nudi di piante, diciamo. Poi un altro discorso che mi piace evidenziare è che comunque le piante vanno seguite, cioè non è che vanno piantate, annaffiate una volta e poi fanno da sole, non fanno da sole, le piante piantate da noi, quelle in natura fanno da sole, ma le piante ripiantate da noi vanno seguite almeno 2-3 anni. È un evento che ci siamo promessi di poter fare per tanti anni, come Federcaccia, donare questi 5 alberi al nostro comune. E cerchiamo adesso per il secondo anno, siamo riusciti, cercheremo di riuscire anche per i prossimi anni. E ci spostiamo a Torrette di Fano, dove proseguono nei prossimi venerdì le iniziative dedicate ai bambini. Si chiama Un Mare di Giochi ed è l'evento pensato per i più piccoli che si svolgerà sul lungomare di Torrette nelle serate del 23 e 30 luglio e 6 agosto. Tante le iniziative dalle ore 21 per altri 3 venerdì organizzati dalla Proloco di Fano, dal Paese dei Balocchi e Arfana Animation col patrocinio del Comune e Torrette Promotion. Proseguirà per altri 3 venerdì, dalle ore 21 praticamente ci saranno cose che interessano in particolar modo i bambini, che è una cosa molto bella, dove ci saranno dei laboratori dove si insegnerà ai bambini anche ad avere un aspetto ecologico, dove si insegna come poter riciclare e così via. Un altro aspetto invece è quello un po' più dell'animazione, dove ci saranno dei giochi, delle cose che i bambini veramente interessano. Questo è una cosa per appunto dare una risposta anche a tutti i bambini che vengono qui a Torrette, che sono veramente tanti. Quindi per animare un po' tutto il lungomare. Sì, poi dopo questo serve un po' ad animare anche tutto il lungomare, che è la nostra bellissima spiaggia, qui c'è un bellissimo panorama, una terrazza sul mare ed è una cosa molto bella. E come dicevo, Torrette ha una vocazione proprio adatta alle famiglie. E anche nelle vecchie cartoline degli anni 60-70 c'era scritto la spiaggia dei bambini. Quindi questa è un'accoglienza in più che vogliamo dare. Queste serate saranno molto divertenti perché avremo le nostre mascotte che si infileranno nei locali di Torrette, saremo lungo il viale, faremo giocare i bambini, gli faremo un po' di sorprese, un po' di giochi, abbiamo un laboratorio creativo, abbiamo i nostri tavoli con i nostri collaboratori, insomma saranno delle serate veramente divertenti. La prima è andata alla grande, quindi ci auguriamo che sarete insieme a noi, avremo anche un laboratorio insieme ad ASI per insegnare i bambini e tutto sul riciclo, e quindi non mi resta che dirvi raggiungeteci. Invece nel centro storico di Fano è stata allestita una mostra dedicata alla maschera ufficiale del carnevale, il Vulone. Il prossimo servizio è stato curato da Filippo Pucci. Allora, io sono il Vulone e quindi sono il più bel, sono il più bravo, sono il più intelligente e sono anche il più bugiardo. È dal 1951 la maschera simbolo dei festeggiamenti carnevaleschi nella città fanese. Nato dalla matita del poliedrico artista Melchiorre Fucci, il Vulone oggi è la maschera ufficiale della manifestazione più antica d'Italia e importante di Fano. Il termine Vulone, che in dialetto fanese significa personaggio vanitoso, superbo e gradasso, sembra avere origini francesi. Molto c'è da dire e da raccontare sulla figura, ma Fucci è riuscito subito ad inquadrarlo rappresentandolo come un menestrello spavaldo, rutilante e buffone. Molti anni dopo, nel 2019, il Vulone entra a far parte del registro del Centro di Coordinamento Nazionale delle Maschere Italiane. In occasione del prossimo carnevale estivo in programma gli ultimi 2 weekend di agosto, l'ente carnevalesca, nello spazio espositivo Palazzo Bracci Pagani, lungo Corso Matteotti, ha organizzato una mostra dedicata alla maschera fanese, aperta tutte le sere fino al 25 luglio dalle 21 alle 23, con foto inedite, bassorilievi e libri storici. Fanesi è il Vulone che ve parla, in dialetto. Venite a vedere la mostra sul Vulone, sulla maschera della città. Una maschera che negli ultimi anni, grazie anche al lavoro eccelso che ha fatto la carnevalesca nelle scuole, ha ripreso vigore
I bambini ormai identificano questa maschera come un supereroe, fra virgolette, un supereroe positivo. Io ve lo posso confermare perché quando faccio il carnevale dei bambini percepisco questo attaccamento, questa simpatia che nutrono. L'esposizione ad ingresso libero è curata da Raffaella Manna con la collaborazione di Carlo Bruscia, Silvano Clappis e Giulio Marcucci. Leggete, no, la mostra cura di con la collaborazione di, e ne verrà niente, ho fatto tutti, per chi c'ho il boulon, ho puntato i chiodi, ho messo i quadri come dicevo io, ho montato le tribune, tutte in questa zona qua ci sono tutte le tribune, di là passano i carri, tutti io ho fatto, i carri li ho portati su sulla corda, perché il boulon è il boulon, se il boulon è il boulon, no? Se non è boulon, è un boulon. Mi raccomando, vi invitiamo tutti a partecipare, fino a domenica, parola del boulon. E ci spostiamo ai Tre Punti di Fano perché domani prenderà il via la 36esima edizione della Festa della Cresciamatta. È la manifestazione più longeva della città. Con i suoi 36 anni di storia, dopo uno stop a causa della pandemia, torna ai Tre Punti di Fano la Festa della Cresciamatta e Hockey in Porchetta. L'evento, organizzato dalla cooperativa Tre Punti con la Proloco Fano Infortune, da venerdì a domenica farà divertire in tutta sicurezza e con alcune novità fanesi e turisti. Presidente, gli ultimi preparativi e poi domani si parte. Certo che si parte. Partiamo bene perché prima di tutto il tempo dovrebbe assisterci in questi tre giorni. Speriamo, speriamo, noi siamo fiduciosi che tanta gente venga alla nostra festa, anche se in versione non musicale quest'anno. Però avremo due belle serate con il GAF, il teatro dialettale, e domenica abbiamo Biccio e il suo collega che verranno a farci ridere. Tante telefonate vuol dire che la gente ha voglia di uscire, io sono convinto che alla fine la spunteremo anche questa volta. Già vedo le sue spalle sedie distanziate, quindi tutte le norme anti-Covid verranno rispettate. Sicuramente sì, la capienza è ridotta a metà, meno della metà, perché io mi auguro di fare il pienone per noi significa, di solito significava 1.800, adesso a 700 è un pienone ridotto, però se fosse già un grosso risultato di ripartenza delle attività, delle feste, dei quartieri che noi ci crediamo molto attraverso la Proloco, naturalmente noi come Tre Punti non potevamo essere che i primi perché forse, ma non per vantarci, più strutturati naturalmente, e allora mi sono messo a tirare il gruppo, come suol dirsi, a guidare il mio carro, però ho tanti soci che lo spingono il carro perché sennò da solo Gino non va da nessuna parte. E anche questa mattina i volontari erano al lavoro negli spazi esterni. Domani poi si inizieranno a sfornare le prime crescematte, pizza e rosmarino, fatte seguendo tutti i passaggi della tradizione contadina di una volta. Confermato anche il servizio d'asporto. Allora vi ricordo, vi aspettiamo da venerdì a domenica, dalle ore 18.30 gli stand saranno aperti. Ci sarà posto per chi prenota servito come al ristorante, ma ci sarà posto anche chi vuol mangiare una piedina, sempre seduti, distanziati. E come avete sentito nel servizio, domani sera la compagnia del GAF andrà in scena alla BCC Arena con una nuova commedia dialettale. Anche roba? Online, nonno, su internet, Amazon, eBay, Zalando. Chi sarà sta Zalando? No, in Baluchiang adesso, un derusciano. Il 23 e il 24 luglio andrà in scena invece la compagnia teatrale GAF. Allora, un bello spettacolo avete preparato, avete lavorato sodo anche voi. Ci svelate un po', anzi ci sveli un po' il titolo, un po' la trama? Allora, certo, il 23 e il 24, quindi venerdì e sabato, andiamo in scena con la nuova commedia, la figura Love Toast, che praticamente è il proseguo, come si dice adesso, è il sequel della commedia dello scorso anno. Allora, bisogna che spiego un momentino. Lo scorso anno abbiamo scritto una commedia sulla pandemia, diciamo sui nostri comportamenti nell'epoca del Covid. Siccome abbiamo visto che tutto sommato nell'autunno, nell'inverno, nella primavera ci siamo trovati a vivere la stessa situazione, purtroppo, quindi con diciamo lockdown, mascherine e quant'altro, abbiamo pensato di continuare questa esperienza, di prendere quella commedia, di riprenderla dove era terminata lo scorso anno e portarla avanti, quindi riprendere la storia, l'evoluzione della storia,
chiaramente porteremo sempre un pochettino in giro i nostri comportamenti durante questo, purtroppo questi mesi brutti per tutti, e abbiamo inserito nuovi personaggi e così ci siamo divertiti parecchio, noi ci stiamo divertendo parecchio nel provarla, e perché noi, la nostra filosofia è questa, noi siamo i nostri primi esigenti spettatori, perché certo ci dobbiamo divertire inizialmente noi per poter trasferire al pubblico questa nostra, diciamo, esperienza di simpatia, di leggerezza, e quindi noi promettiamo il 23 e il 24 due ore di spettacolo, di buon umore, di divertimento e soprattutto di risate. Quindi chi vuol ridere non può mancare alla nostra commedia, la figura Love Toast. I pazienti in terapia intensiva sono passati da 7.500 a 7.498. E capirei aver fatti guadagni castagnetti. E se volete saperne di più sulla festa della Cresciamata, che comprende appunto anche questa commedia domani sera, rimanete sintonizzati sul nostro canale. L'informazione invece torna domani mattina in diretta alle 7 con la nostra rassegna stampa Occhio ai Giornali. Buona serata.